Il risveglio dei frutti del diavolo. Il power-up più misterioso tra tutti quelli in One Piece. Come si sblocca? Cosa accomuna i risvegli di diversi frutti? Non lo so e... non lo so. Quello che faremo in questo video, però, è passare in rassegna tutti i risvegli avvenuti all'interno di One Piece. E chissà che, dopo averli visti tutti e 9 nel dettaglio, non ci venga in mente il filo rosso, se esiste, che li lega. Ok, in questo caso non abbiamo uno specifico frutto, bensì un pacchetto di frutti Zoan risvegliati. Penso che avrete capito. Sto parlando dei guardiani demoniaci di Impel Down. E tra l'altro è con loro che si viene a sapere del concetto di risveglio dei frutti. Questi Zoan risvegliati hanno preso possesso dei loro contenitori rendendoli incoscienti. Ciò che li caratterizza è una forza e resistenza fuori dal comune. Ma non sapendo chi li abbia ingeriti e come funzionino i loro frutti alla forma base, risulta difficile analizzarne più di tanto la pericolosità. Il fatto che al loro comando ci fosse Sadi, che nella gerarchia è al di sotto sia di Magellan che Hannibal, ci fa capire quanto fossero relativamente deboli. Passiamo adesso ad un altro Zoan risvegliato, e su questo sì che possiamo dire qualcosa in più. L'Ushi-Ushi no Mi, modello giraffa. Stiamo parlando, ovviamente, del frutto mangiato da Kaku, l'attuale agente del CP0. Abbiamo persino visto il momento in cui Kaku lo ha ingerito, cioè durante la saga di Enies Lobby. Questo frutto del diavolo permette a Kaku di trasformarsi in una giraffa e nella sua forma ibrida. Se all'inizio mostrava delle difficoltà a controllarlo, ad Egghead lo abbiamo visto parecchio migliorato, al punto da essere riuscito a sbloccare il risveglio. Hai capito, Usopp dei poveri? Il risveglio gli conferisce le classiche fiamme sul corpo, ma soprattutto un aumento di potenza in attributi quali forza, velocità, resistenza e, soprattutto, velocità di recupero. Infatti, dopo essere stato messo KO da Zoro, in breve tempo ha recuperato le energie ed è tornato a combattere. Ciò fa di lui uno dei membri più forti del CP0. Certo, stiamo pur sempre parlando di un'organizzazione i cui esponenti possono fregiarsi del titolo di aver perso contro le pistoline di Izzo. Però questa gioia ad Usopp Kaku, concediamogliela. Passiamo al frutto del suo compagno di merende, il Neko Neko no Mi, modello leopardo. Anche qui, il frutto di Lucci lo avevamo visto a Enies Lobby. Può trasformarsi in un leopardo gigante e nella sua forma ibrida, e con quest'ultima combatte al massimo della potenza. Ad Egghead, nello scontro con Luffy, ha mostrato immediatamente il risveglio del frutto, un po' perché aveva timore del suo avversario, anche se non lo ammetterebbe mai, e un po' perché voleva flexare, diciamocelo. Flex che si è velocemente trasformato in una figuraccia, perché è stato suonato come un tamburo. Però abbiamo visto, grazie al risveglio, che il suo recupero fisico è stato rapidissimo, oltre a risultare più forte e più veloce durante lo scontro avvenuto con Cappello di Paglia in Gear 5. Da un punto di vista estetico, il risveglio rende la sua criniera più folta e con le classiche fiamme, e il suo corpo è più snello. Parliamo adesso di un paramiscia, anzi, un paramiscia speciale, come è stato lo stesso Oda a definirlo. Il Mochi Mochi no Mi, frutto del secondo genito della compianta Charlotte Lin Lin, ossia Katakuri. È stato definito speciale in quanto è l'unico tra tutti i frutti del diavolo di tipo paramiscia a consentire all'utente di creare, controllare e trasformarsi in mochi, come se fosse un vero e proprio roja. Insomma, Katakuri ha le hack, diciamocelo chiaramente. Il risveglio che Katakuri ci ha mostrato a Whole Cake Island gli permetteva di influenzare l'ambiente circostante. Tecnica che ha a dir poco messo sotto Luffy nel loro scontro, facendogli prendere una caterva di mazzate. Ma passiamo ad un altro paramiscia. Ormai ci ho preso gusto. L'Ito Ito no Mi dell'ex Shichibukai, re di Dressrosa e attuale galeotto nelle patrie galere wampisiane, Don Quixote do Flamingo. Questo frutto permette a quello psicopatico di Doflamingo di produrre fili a volontà e di manipolare cose e persone grazie ad essi. Il risveglio dell'Ito Ito gli consente di trasformare l'ambiente circostante in fili e di manipolarlo liberamente. Praticamente in egual modo al risveglio del frutto di Katakuri. Anche se c'è da dire che in questo caso il risveglio non è servito praticamente a nulla contro Luffy. Non c'è due senza tre. Ecco il terzo paramiscia, il Jiki Jiki no Mi, il frutto del diavolo di Eustace Captain Kidd. Buon'anima.
I poteri del Jiki Jiki no Mi ci sono stati mostrati per la prima volta durante la saga dell'arcipelago Sabaudi. A Wano, però, abbiamo avuto modo di vedere meglio i poteri di questo frutto. Esso permette a Kid di manipolare le forze magnetiche a suo piacimento e di attrarre e respingere tutti i metalli che lo circondano. Trasformando il suo corpo in magnete, Kid è in grado di diventare più forte sfruttando degli arti metallici. Il risveglio del Jiki Jiki gli permette di utilizzare l'abilità, nota come assegnazione. Utilizzandola, è in grado di trasformare gli altri in un magnete, persino le persone. È riuscito a farlo a Big Mom, mica un qualsiasi agente del CP0. E il suo amichetto ad Onigashima è l'utilizzatore dell'altro frutto di cui tocca parlare, l'Ope Ope no Mi, ingerito dal capitano dei pirati Heart, Trafalgar D, Waterlow. Stiamo parlando di uno, se non il frutto del diavolo, più discusso in tutto One Piece. Esso gli permette di creare delle room all'interno delle quali può manipolare qualsiasi cosa, persino le personalità della gente. Quando attinge al risveglio, come ci ha mostrato nello scontro con Big Mom, Law crea una bolla chiamata Krum, che va a rivestire nella sua spada. La spada può quindi passare attraverso qualsiasi cosa senza danneggiare dall'esterno il bersaglio. Krum crea poi un'onda d'urto elettrica dall'interno, infliggendo ingenti danni al bersaglio. L'abbiamo vista all'opera con quella che possiamo definire la tecnica più forte del personaggio, Puncture Wheel. Puncture Wheel vede la spada estendersi per chilometri e quando raggiunge la sua massima lunghezza, Law scatena un'onda d'urto tremendamente potente attraverso di essa. Big Mom ne sa qualcosa. Anche qui abbiamo un pacchetto di frutti del diavolo, stavolta di tipo roggia. Prendete questo pacchetto di frutti come una posizione extra all'interno del video, perché attualmente non c'è stata alcuna conferma che un roggia si possa risvegliare. Però ecco, visto che Paramisha come l'Ito Ito e il Mochi Mochi abbiamo visto che il loro risveglio consiste nell'influenzare l'ambiente circostante, trasformandolo nel loro elemento, è lecito supporre che anche il risveglio dei roggia faccia questo, o comunque una parte di frutti roggia. I tre che più di tutti ci hanno mostrato una cosa di questo tipo sono il Magu Magu, l'Ie Ie e il Sunasuna, i frutti di Sakazuki, Kuzan e Crocodile. Dei primi due sappiamo che il loro scontro a Punk Hazard ha causato cambiamenti atmosferici perenni. Per l'ex Shichibukai, invece, abbiamo visto qualcosa di ancora più sospetto. Crocodile, in uno dei multipli scontri con Luffy ad Alabasta, ha trasformato delle statue in sabbia. Lui ha spiegato questa cosa dicendo che grazie alla sabbia può rimuovere i liquidi dei corpi con cui entra in contatto. Però c'è da dire che all'epoca il concetto di risveglio non era ancora stato introdotto, quindi potrebbe essere stato un risveglio ante litteram, un po' come lo è il mantra rispetto a Lucky. E adesso lui, il frutto il cui risveglio ci ha mandato fuori di testa, l'Ito Ito no Mi, modello Nika. Vi ricordo per l'ennesima volta, col rischio di risultare annoiante, che avevo previsto che si chiamasse in questo modo prima della rivelazione ufficiale. Ok, finito il momento flex. Voglio dire quanto sia bella l'idea che in un manga come One Piece, che fa dell'aspetto umoristico un elemento cardine, ci sia un power-up che è il connubio perfetto tra le due anime dell'opera, quella comica e quella action. Nutro tuttora delle remore, perché è un potere che va dosato e migliorato, perché in certi frangenti risulta complicato capire quanto Luffy sia forte, e l'effetto Looney Tunes può diventare ripetitivo, alla lunga. Però rimane comunque un power-up a dir poco innovativo. Il motivo per cui il governo mondiale gli ha dato un altro nome, Gam Gam, è per via della pericolosità del frutto. Infatti esso conferisce i poteri che un tempo erano di Joy Boy, il nemico numero uno del governo mondiale. Questo frutto del diavolo conferisce all'utilizzatore i poteri della gomma e se risvegliato gli consente di combattere con un'immensa libertà, trasformandosi nel dio Nika. Può anche toccare e usare cose intangibili, come i fulmini, oltre a poter trasformare l'ambiente circostante in gomma. Questo potere è stato descritto dai Gorosei come il più ridicolo mai esistito. Detto questo, picciotti, io vi ringrazio per aver guardato e vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto. Secondo voi, quali altri frutti potrebbero essere risvegliati da qui alla fine di One Piece? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara! Beh.
Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!